Buonasera, come vedete la mia cravatta oggi è listata a lutto perché parliamo ancora una volta di un fatto grave che riguarda 23.000 imprese del nostro settore, ovvero sia il fallimento della società genovese di emissione di buoni pasto Qui Group. Ricorderete i dati dei curatori fallimentari, stiamo parlando di oltre 325 milioni di euro di fallimento, stimiamo circa in 200 milioni di euro quelli che sono rimasti nei pubblici esercizi e nella grande distribuzione. Perché ne parliamo? Perché sono passati mesi, abbiamo fatto tantissime attività, abbiamo sollecitato tutte le forze politiche, però ad oggi purtroppo non abbiamo ancora delle risposte e da qui il nostro lutto e anche la nostra arrabbiatura. L'ultimo tavolo di crisi, che peraltro fu convocato proprio su richiesta della Federazione, è stato convocato il 26 settembre dell'anno scorso. C'era stato promesso che saremmo stati riconvocati a breve, ma così non è stato. Più recentemente siamo intervenuti nel decreto concretezza, cercando nell'articolo 5 di far entrare anche i pubblici esercizi fra i beneficiari del fondo che viene costituito con l'escussione della fiduzione bancaria e che invece andrà solamente a vantaggio delle pubbliche amministrazioni e non degli esercizi. Insomma, siamo particolarmente adirati perché stiamo rappresentando le esigenze di imprenditori che hanno dato da mangiare ai pubblici dipendenti, pagato i fornitori, pagato i lavoratori e, beffe delle beffe, hanno anche pagato 20 milioni di euro di IVA. Per cui il nostro è un accorato appello a nome di tutti gli imprenditori che sono rimasti beffati da questa situazione e che subiscono delle forti crisi di liquidità a causa di questo fallimento, un accorato appello alla politica affinché finalmente si facciano dei passi concreti e quantificabili a favore delle imprese. E vorrei ricordare che gli stessi curatori fallimentari di questo fallimento ci stanno dicendo che oggi forse si recupererà, chissà quando, chissà come, il 10% di quello che le imprese oggi vantano come credito. Importantissimo, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, entro un anno potete fare un'insinuazione tardiva al passivo. È importante perché se no non prendete neanche quel 10%. Mi rendo conto che è poco, però almeno fare un'insinuazione tardiva al passivo ci dà la possibilità poi un domani di poter provare a recuperare almeno parzialmente queste somme. Come fare? Beh, rivolgetevi agli sportelli SOS Buono Pasto della FIPE del vostro territorio. I miei validissimi colleghi mi ricordano che basta andare sul sito www.fipe.it/territorio.html per avere tutte le informazioni del caso. Noi siamo a lutto, almeno questa sera, ma non molliamo.